respiro su di me. E poi mi dava i calci dentro al letto, c'è ancora il suo sapore. Salve, sono il maestro Palmieri Simone, responsabile e direttore del DMME, Dynamic Museum of Musical Instruments. Oggi parliamo della chitarra acustica, discendente della chitarra classica. Entrambe le chitarre e gli strumenti sono dei cordofoni, devono tanto al grande costruttore di chitarre Antonio Torres, vissuto nel XIX secolo. La chitarra acustica si è sviluppata maggiormente in America, grazie a due grandi costruttori, quali Martin e Gibson. A differenza della chitarra classica, a corde in metallo, cassa armonica più grande, quindi ha un suono più aperto. La possiamo trovare in varie versioni, 6, 8, 10, 12 corde. La versione a 6 corde è più per un uso ritmico, folk, oppure fingerstyle. La versione 12 corde invece, in pratica ogni nota è messa da due corde. Nella 12 corde quindi abbiamo 6 corde di una scalatura di un diametro e altre 6 corde di un altro diametro più sottile. Maggiormente la 12 corde è usata per l'arpeggio, si apprezza un maggior suono dovuto al fatto che ogni nota è messa da due corde, e poi c'è un effetto molto bello, quasi un chorus, dovuto al fatto che, esempio, il mi basso, ok, è suonato grazie alla vibrazione di due corde di diametro diverso, quindi si ottiene una modulazione del suono, quindi un effetto chorus. Per quanto riguarda la costruzione di tale strumento, si preferiscono legni quale l'abete per la tavola armonica oppure il cedro. Il cedro è un suono più scuro. Per quanto riguarda le fasce e il fondo, materiali più duri quali il palissandro oppure il mogano, il manico in mogano o cedro, tastiera in palissandro, ebano. Oppure troviamo alcune versioni di chitarra acustica in acero. L'acero dà un suono più squillante, e però ha una minor proiezione del suono. La chitarra in questione è una Martin J40. Il mio consiglio nella scelta dello strumento acustico è di badare sia al volume e alla proiezione del suono, ma anche di badare al bilanciamento tra i suoni, alla dinamica. Per te che metti soldi accanto.
e aggiunge ancora un po' d'amore a chi non sa che farne. Anche per te vorrei morire di amori, non so. Anche per te darei qualcosa che non ho. Quel che ieri avrei affidato al vento, cercando di raggiungere chi al vento avrebbe detto sì, al vento avrebbe detto sì. Tiri-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